Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Come vedete non mi entra più niente sul tavolo, perché oltre alle creazioni che avete visto realizzare nell'altro video mi è avanzata un po' di resina, quindi ho fatto anche altre creazioni e quindi stamattina vediamo un po' insieme quello che ho realizzato. Allora, se sentite rumore, come al solito non ci fate caso, è stata la finestra aperta e poi qui parlano sempre tutti. Quindi iniziamo con quello che ho creato insieme a voi, e quindi inizierei subito da queste quattro e poi abbiamo queste altre, anche gli aeroplani passano. Allora partiamo subito e vediamo questa. Sì, avrò come uno dei disastri, perché praticamente io mi schiavo la resina con il colore direttamente qua dentro e quindi diciamo che ho sporcato anche i lati, quindi queste saranno tutte quante da rifinire. Però ho capito una cosa, che di colore ne mettevo poco e quindi ecco perché si separava e non si amalgamava bene. Ne devo mettere molto molto di più nel bicchiere, o posso anche farlo qua direttamente. Comunque ce la posso fare. Oh, che carina, bellissima, molto bellina. Sì, molto molto bella. Poi abbiamo questa, che è l'altra con la spiaggia, stupenda, con il camioncino e con le palme, bella bella. Poi abbiamo questa, è quella con gli innamorati, che carina, bella. Queste sono le portachiavi, stupendi. E l'ultima è quella sempre con gli innamorati, però che si stanno quasi per baciare. Guardate anche queste, i loro colpi che formano quasi un cuore. Questa immagine è stupenda, anche il colore azzeccato, sì sì. Ok, queste poi andiamo avanti. Oh, che meraviglia, che bello, cioè guardate, ho scritto Hit Me, bellissima, e anche i colori sono azzeccati. Poi abbiamo questa, che è quella, si vede già con la tazza. Oh, che meraviglia, bellissima, è proprio carina. No vabbè, meraviglia, bellissima. E questo, se non erro, è quello col mare che voi non avete visto. Oh, meraviglioso pure questo, bello, guardate che carino, a tema mare, con la conchiglia, un'altra credo sia tipo un'ostrica e la balena, che bella. Anche questo è sempre Pinterest, eh? Santo Pinterest chi l'ha inventato. Andiamo avanti con queste qua, e sono il cupcake. Qua avevo ancora problemi di colore perché se vedete il colore non si è amalgamato bene, quindi vabbè, sia lo smalto lo devo ripassare, però finalmente è uscito un cupcake decente, non come quello dell'altra volta che faceva schifo, un cupcake al cioccolato. E poi già che mi avanzava la cioccolata, il colore marrone, ho fatto anche l'altra cioccolata, però sempre il problema che non si è amalgamato il colore, quindi diciamo che non è uscito proprio il massimo. E poi la tazzina tutta quanta brillantata, se riuscirò mai a cacciarla fuori. Voilà. Ok, che carina, ce ne farò anche un'altra brillantata, molto molto carina, mi piace sempre questo stampo, è stupendo. Dove sto mettendo? E poi sempre con, per provare lo stampo nuovo, la fettina di torta, sempre con il bianco brillantato, che carina, tipo una cheesecake, roba del genere, è carinissimo, carina carina. Devo farla col bianco senza brillantini, forse esce ancora più realistica, però anche così non mi dispiace. E finiamo con gli ultimi tre,
che ho fatto con gli sticker. Ecco, vedete il brutto di mischiare è proprio questo, di mischiare qua dentro. Vabbè, poi devo rifinirle. Che carino! Guardate! Con l'anguria, la... mi dimentico sempre come... lo chiamo sempre in inglese. L'ananas, ecco, e la scritta Love Summer. Che bellina! E dietro, insomma, ho voluto dare un po' l'idea della spiaggia. Carinissima! Questa. Poi sto sbagliando, stavo tipo praticamente facendo uscire questo attraverso la fotocamera, non riesco. Ok, oh, meraviglia. No, vabbè, l'ananas con il cocco, che carine. No, si è bagnato un po' lo sticker. Vabbè, è bella lo stesso, no? Sì. E poi l'ultima. Ecco, qui ho avuto un problema di brillantini che ho messo troppo presto e infatti, a parte che lo sticker si è bagnato tutto bene, è un po' mezzo fail questa cosa qui, perché i brillantini sono andati tutti avanti verso il centro e io poi ho cercato col bianco più o meno di... sì, però insomma non è proprio il massimo. Comunque, come notate, non ci sono assolutamente bolle, il che vuol dire che questa resina è approvata alla grande, perché tutte queste creazioni le ho fatte con la Resin Pro. E poi in ultimo vi volevo mostrare, questo non è più uno scopriamo ma è già, ve lo mostro, dei cammei che ho realizzato. Il primo è questo, purtroppo lo sticker si è bagnato abbastanza ed è uscita anche una bolla, perché sono stata stupida io a non farla con l'accendino. Vabbè, diciamo che non la tengo per me perché era comunque una prova. Questo, che anche questo si è bagnato, porca miseria. Ho avuto problemi con questi sticker perché li ho stampati, li ho sistemati e li ho stampati un millimetro in meno rispetto al cameo, non tenendo presente che dovevo comunque plastificare e quindi lasciare un po' il bordo. Quindi ho dovuto, diciamo, tagliare oltre la linea che di solito si lascia quando si plastifica, quel mezzo millimetro, e quindi in alcune parti purtroppo si è bagnato. Però questo non si vede neanche proprio così tanto. Questo è carino sempre, sono molto love questi giorni. E questo che è uscito, no, qui, mannaggia. Beh, però è minimo, non si vede. Però vedete come questo sia molto più piccolo del cameo, perché poi per riuscire a farlo stare tutto l'ho tagliato un po' troppo. Vabbè, ok, vedo se riesco a fare qualcosa, mi invento qualcosa anche col fimo. E poi in ultimo questo, che questo è stato un fail totale, perché praticamente, a parte che l'ho messo storto, me ne sto rendendo conto adesso che l'ho messo storto, brava Ilaria, e praticamente non ve lo giro che è meglio, no, ve lo giro, ok, cioè vabbè, lasciamo stare. Praticamente mi ero dimenticata come si realizzasse, perché avevo visto un video di Marietta Creazione, Mara, I love you, che mi ha salvato la vita per questa cosa, però mi sono dimenticata di riguardarlo e quindi ho convinta, sono partita nel farlo e l'ho messo sullo scotch e ci ho messo la resina trasparente, che forse lo scotch non era abbastanza attaccato ed è uscito tutta fuori. Infatti, come potete notare, guardate i bordi, l'ho tagliato però era uscito tutta fuori, quindi ho combinato un disastro. E in più poi ho messo così, come se non proprio, cioè come se fosse normale, ci ho messo lo sticker sopra e ci ho messo l'altra resina di sopra, senza pensare che, come hai fatto tu e come si dovrebbe fare in teoria, si mette prima il bianco o prima il colore di base, si fa asciugare, poi si mette questo e poi si mette la resina di sopra. Io ho fatto tutto così insieme, ma sì. Vabbè, comunque l'idea non è malvagia, almeno ho capito che ne posso fare di altri e che dovrò farli meglio. Quindi niente ragazze, queste sono tutte quante le mie creazioni. E spero che vi siano piaciute, la Resin Pro è approvata sicuramente. La creazione che mi piace di più forse sono due, questa
che amo particolarmente e questa che mi fa veramente ridere un casino. E come sempre fatemi sapere giù nei commenti qual è stata la vostra canzone preferita e mi raccomando lasciatemi tanti mi piace e commentate e fatemi tutte quante le domande che mi volete fare su questa resina. Vi mando un grosso bacio, iscrivetevi al canale per non perdere tutti quanti gli altri video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!